Grazie Presidente. Approfitto per una breve replica al dibattito e comunque annuncio il parere favorevole sulla risoluzione 6.132 Lucaselli, Comaroli, Pella, Romano e contraria ai rimanenti. Breve replica perché vorrei fare una riflessione con voi in occasione del piano strutturale di bilancio, cioè di come guardiamo al futuro, partendo da una riflessione sulla crescita. Qualcuno ha osservato che è troppo poco, qualcuno ha giustamente osservato che andiamo meglio di altri in Europa. La riflessione però, a mio avviso, va fatta anche rispetto a un dato di contesto, che è la situazione globale dell'economia e sostanzialmente il processo di deglobalizzazione che porta a ritenere che certezze e paradigmi consolidati non sono poi così veri. E una riflessione rispetto anche al fatto che i conflitti, oltre al disastro umanitario che comportano, penso all'Ucraina, al Medio Oriente, hanno probabilmente anche qualche riflesso di carattere psicologico sulla gente, sulle scelte. Un dato che mi ha incuriosito delle rilevazioni Istat, che peraltro sono state ovviamente ampiamente citate e utilizzate nel dibattito nostro, un dato che mi ha incuriosito è quello relativo al fatto che aumenta il potere reale di acquisto delle famiglie, ma questo non si traduce in consumi, ma si traduce in risparmio. E questo perché diversi colleghi hanno richiamato l'opportunità di spingere sulla domanda come motore per la crescita, ma qui c'è un problema che probabilmente quello che si vede quotidianamente in televisione, si legge su internet, induce un comportamento conservativo. E l'auspicio che queste situazioni ovviamente si risolvano per tanti motivi, ma anche con riferimento alla crescita, c'è questo effetto, a mio giudizio. Il secondo effetto è quello relativo alla demografia, è un tema che io ho posto e continuo a porre al centro del dibattito, qua lo correlo alla crescita, perché ieri ho osservato in commissione, e lo ribadisco qui, che c'è un'evidente correlazione tra la demografia e la crescita del PIL in senso aggregato, quella di cui stiamo discutendo. Un paese come il nostro, che decresce in termini di numeri, perché noi perdiamo 300.000, 350.000, forse 400.000, non lo so, cittadini italiani ogni anno. Non puoi immaginare una crescita dell'ordine del 3, 4, 5%. Quello, e io ieri ho citato il titolo di un libro di un noto professore sociologo che mi ha molto impressionato, il professor Ricolfi. Stiamo diventando una società signorile di massa in cui il PIL pro capite si cresce, perché il PIL pro capita continua a crescere, ma quello aggregato dell'Italia no. Cresce il PIL pro capite degli italiani, ma non quello dell'Italia. È una riflessione che io voglio fare qui, davanti a voi, in questa assemblea, perché è giusto farla. Perché quando andremo poi, tra qualche giorno, a fare delle scelte in materia di legge di bilancio, certamente i ragazzi che ci ascoltano non votano. Ma noi abbiamo bisogno, diciamo, di guardare lungo, guardare anche le nuove generazioni. Potrei venire qui e dire in termini trionfalistici, guardate i dati della disoccupazione, abbiamo il tasso di disoccupazione più basso della storia recente italiana, siamo ormai al 6%. Potrei dire guardate al tasso di inflazione, ormai stabilmente sotto l'1%, la tassa più iniqua tra tutte le tasse, la chiamava Einaudi, perché esattamente colpiva i ceti più bassi, quelli che noi cerchiamo di difendere con tutte le misure che abbiamo adottato fino adesso, perché forse vale la pena di ricordare che tutte le misure di natura fiscale che noi abbiamo adottato si sono rivolte esattamente per i redditi medio-bassi. E potrei citarvi qua i dati di finanza pubblica. Non è un merito, ma noi quest'anno realizziamo un indebitamento, un deficit ben inferiore a quello che era stato promesso, dichiarato e che molti ritenevano irraggiungibile del 4,3%. Chiuderemo al 3,8. Vale qualcosa? Non vale nulla. In realtà vale. Vale. E come se vale? Perché sotto quel 3,8 c'è un dato ancora più importante. Io ieri in commissione ho detto che l'avanzo primario non è un obiettivo economico, è un obiettivo prima di tutto morale.
e cioè di non creare per nostra responsabilità nuovo debito rispetto al debito che abbiamo ereditato. E quindi il fatto che si chiuda o si possa chiudere il 2024 con un avanzo primario positivo è un qualche cosa che a me soddisfa moralmente prima ancora che politicamente e prima ancora che economicamente. E chiudo partendo dall'avanzo di primario per arrivare al problema vero che abbiamo noi in Italia, che è il debito. Perché noi affrontiamo ogni manovra di bilancio con un fardello del debito pubblico, che ormai ha raggiunto i 3.000 miliardi, con i relativi oneri e interessi. E io invidio i miei colleghi europei che hanno un gravame pari alla metà degli interessi che ha il bilancio italiano. E allora, quando io, come una specie di mantra, continuo a ripetere prudenza, responsabilità, cautela, qualcuno dice, ma questo qui, diciamo così, forse ha il disco rotto. No, non è un disco rotto, perché io voglio costruire una credibilità a questo governo, a questo Paese, che ci permetta, come ci ha permesso, di abbassare lo spread sul debito pubblico italiano dal 236 punti base a 131, sono i dati di oggi, poi sarà 132, 133. E cosa significa abbassare di 100 punti base lo spread? Basta fare un calcolo matematico sull'ammontare del debito pubblico italiano. In termini di risparmio, di oneri finanziari che si possono mettere a disposizione come ossigeno puro per le famiglie e per le imprese. E solo così, costruendo una credibilità di lungo corso, che riusciremo in qualche modo, se naturalmente ci aiuterà la politica monetaria delle banche centrali, perché io ricordo per inciso che quando diciamo così abbiamo preso l'incarico di governo, il tasso di interesse della Banca Centrale Europea era lo 0,75%. Abbiamo vissuto questi due anni di governo con tassi di interesse della Banca Centrale Europea al 4%. E quindi quell'effetto che abbiamo ottenuto sullo spread, ahimè, è stato annullato da condizioni di contesto che non dipendono da noi. Adesso è cominciato un percorso di riduzione dei tassi e io spero che vada avanti velocemente e il più velocemente possibile, in modo che questa congiuntazione della politica monetaria, che non dipende da noi, ma da organismi, diciamo così, sovranazionali europei, e la politica credibile di questo governo congiuntamente possono eliminare quella spesa che è la spesa più odiosa che c'è e che è quella della rendita finanziaria e degli interessi che noi siamo costretti ogni anno a pagare. Solo così, questo governo, questo ministro, il ministro che verrà, avrà a disposizione le risorse per dare un impulso storico e decisivo alla crescita del nostro Paese. Ringrazio il Ministro Giorgetti. Passiamo alle dichiarazioni di voto, poiché nel corso della seduta dovranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico. Decorrono da questo momento i termini di preavviso.